Badolato San Calogero finisce con la vittoria degli ospiti per 2-0. Ne parliamo con Mister Romano, l'allenatore della squadra prima in classifica. Mister, una partita molto combattuta in cui il Badolato vi ha messo a dura prova. Siete riusciti a passare al 25esimo del primo tempo, il primo vero tiro in porta della gara. Sì, devo dire che oggi è stata per noi una partita molto difficile, perché noi eravamo rimaneggiati moltissimo, mancavano tre pedine fondamentali per il nostro scacchiere, che sono i due centrocampisti Colacchio e Maccarone, e in più il nostro bomber che è Monteleone, che è un lusso averlo in categoria. Però nonostante tutto i ragazzi hanno dato il massimo e abbiamo giocato con due acceccate proprio, che erano in condizioni di non poter affrontare una partita, hanno stretto i denti fino alla fine, che è il nostro capitano Ventrici Thomas, che devo fare veramente un elogio, un ringraziamento particolare e personale per quello che ha dato in campo, e più il nostro Rizzo, che pure ha giocato con un'infiltrazione perché aveva pure problemi di adduttore. Devo dire che il Badolato, innanzitutto faccio i complimenti a Mister Calabrese, perché ha preparato bene la partita, ci hanno attaccato come si sa e come deve essere, giocando con la prima della classe, bisogna giocare, hanno giocato con un agonismo, con quella cattiveria calcistica che ci vuole, e mi auguro che facciano tutte le partite così, perché se facciano tutte le partite così sicuramente andranno ancora più lontano rispetto a quei punti che hanno. Il secondo tempo noi siamo venuti fuori, come avete visto, ci abbiamo creduto e cercavamo la vittoria, perché per noi dove andiamo solo per giocare per vincere, al di là della squadra che abbiamo di fronte. L'abbiamo dimostrato fino ad oggi, che abbiamo vinto tutte le partite fuori casa e tutti in casa tranne un pareggio. Quindi il secondo tempo siamo venuti fuori, abbiamo fatto il gol e poi abbiamo raddoppiato, credo meritatamente. Ai nostri microfoni Mister Calabrese. Mister, il Badolato ci ha provato in tutti i modi. Una bella partita, complimenti, abbiamo visto forse il miglior Badolato delle ultime gare, perché si è saputo difendere bene e proporsi con pericolosità. Perde 2-0, però dopo aver disputato una gran bella partita. Beh, rianalizziamo bene la partita. San Calogero ha dei numeri spaventosi, perché su 17 partite, 18 partite ne ha vinte 15, no, su 17 sì, ne ha vinte 15 e ne ha pareggiato solo 2, non prende gol da 6-7 partite. Noi ci siamo impegnati molto, devo fare i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto un'ottima partita. Poi sai, quando la domenica ha trovato il gol della domenica, dai, non possiamo perdere una partita del genere, perché la partita si stava tutta sul pareggio, dai. Poi c'è stato l'infortunio al capitano, possiamo dire qualcosa sull'infortunio? Sì, veramente è andato all'ospedale, non sappiamo l'entità dell'infortunio, non sappiamo niente, sicuramente se sarà stata la caviglia, non lo so nemmeno. Però per quanto riguarda la partita, ripeto, il San Calogero, diciamo, no, non ha rubato niente, però si poteva, il Badolato con un po' di fortuna poteva anche vincere la partita, perché loro, il nostro portiere non ha fatto mai una parata. Noi abbiamo avuto 3-4 occasioni per poter fare gol, non siamo riusciti. Speriamo che nel proseguo del campionato noi ce la metteremo tutta, non ci arrenderemo sicuramente, perché poi oltretutto se ci alleniamo e troviamo la condizione fisica accettabile, cioè, i ragazzi, ci sono 4-5 ragazzi che oltretutto hanno qualità tecniche superiori alla media.